Perugino è una delle opere comunque identitarie delle nostre collezioni. Quando Luca Beltrami, insieme a Pio XI, concepisce questa nuova pinacoteca, la pone nella stanza precedente al grande salone dedicato a Raffaello. Perugino, soprattutto in questa occasione, è il modo veramente di far ritornare un po' indietro anche la storia di questi musei. È il momento più alto della produzione stilistica del Perugino, quindi un'opera non a caso portata via dai francesi, proprio perché era un capolavoro nell'ambito della singola produzione del Perugino. Possiamo vederla un po' come, certo, un manifesto degli stilemi di questo pittore e della pittura umbra, della grande tradizione che aveva dietro e che troviamo a trasmigrare puntualmente nel primo Raffaello come ossatura di fondo. Prima ripeto che Raffaello non spicchi il volo attraverso l'esempio fiorentino per divenire il Raffaello classicista delle stanze, delle logge e della Villa Madama.